Veniamo oggi il capitolo riguardante la vita cristiana e la legge della grazia e terminiamo con quest'ultima lezione sulla santità cristiana. Che significa la santità cristiana? Significa, come ci insegna il Concilio Vaticano II, ma anche San Paolo ci lo insegnava, anche il libro del Levitico dell'Antico Testamento, siate santi perché io, il Signore, sono santo. Avete notato voi, quando i vostri figli erano piccoli, i bambini amano ripetere, imparare dal papà e dalla mamma. Molti una volta, adesso molto di meno, molti seguivano la strada professionale del padre. In genere un contadino, i maschi, li avviava al lavoro della campagna. Un fabbro indirizzava il figlio al suo mestiere, così un falegname, un calzolaio, un industriale. Uno tentava di ripetere nel figlio la propria vocazione, la propria professione. Era un modo anche questo di lasciare un segno di sé nella vita dei figli. Oggi è diverso perché tanto i giovani hanno finito a casa una volta e poi molti studiano, quindi scarseggiano i lavori di carattere manuale e pare che ci sia difficoltà a trovare qualche tipo di professione, un idraulico, un muratore o un fabbro o un falegname. Però, ecco, questa idea che Dio è santo e noi dobbiamo camminare nella strada che Lui ci indica nella Bibbia è essenziale. L'idea che molti si sono fatti della santità è quella di uomini o donne eccezionali, tipo eroi, o uomini o donne che fanno un miracolo. La santità non consiste né nell'essere eccezionale né nel fare un miracolo. Perché si è instaurata questa idea? Per la voglia che hanno certuni di non essere santi, di essere mediocri. Ricordo che quando ero in seminario c'erano alcuni compagni miei di scuola che ripetevano continuamente a mia usei ma basta. E io dicevo sempre a me, a mia ma basta. Mio padre, quando ero bambino, forse qualche altra volta ve l'ho detto, mi diede una lezione di vita. Quando tornava dalla campagna e ci sedevamo a tavola, allora per fortuna in televisione non ce n'era e si parlava. Com'è andata oggi a scuola? Hai preso qualche buon voto? 5. Ragazzo come te che mi prende 5, giusto è? La mia risposta fu, ma sai che io sono stato il primo perché tutti gli altri hanno avuto o 3 o 4. Ricordo ancora il tono di sventolo del mio padre. A te tra l'altro non ti interessa niente. Tu se puoi prendere 8 devi prendere 8 e se puoi prendere 10 devi prendere 10.
là ti pigliano più picchietti e tu sei un primo o cinque, dice a te che te. Aveva torto o ragione? Così, anche nel campo della santità. Sant'Agostino, che i suoi primi 30 anni di vita non fu santo, non soltanto perché ebbe una convivenza con una ragazza a cui peraltro lui stesso lo dice fu sempre fedele ed ebbe un nuovo figlio, però non si conosce che è un peccato e lo riconoscono molti giovani, molti genitori al giorno d'oggi, che ripetutamente durante il corso della sua vita ritorna al suo peccato. Ma Sant'Agostino diceva: se lui e lei ci sono riusciti ad essere santi, perché io no? Per coloro che conoscono la lingua latina, si iste ed ille pur non ego, perché io no? E dovremmo quasi quasi invidiarli, sai, ma nel senso buono. Queste sono le invidie valide. Ma anche tra di noi, quando c'è una persona che, diciamo, sa pregare meglio di noi, ama Gesù meglio di noi, agisce con iniziative più meglio di noi, a volte nelle comunità ci sono, come dire, delle mentalità strane. Quasi quasi si ha invidia per quelli che fanno bene, che fanno molto, che si impegnano. Si fa a volte nelle comunità come quando in certi ambienti di lavoro, quando c'è qualcuno che lavora molto e si impegna, ci sono dei colleghi che si lamentano e quasi quasi lo isolano. Ma Dio non tu va a fare qua, perché non è necessario ammazzarsi, l'indispensabile. Si stabilisce in certi ambienti una mentalità per cui meno si lavora e meglio è. L'altro giorno, lo dico perché non cito persone singole, l'altro giorno c'era qualcuno che mi faceva presente, conoscevo un po' l'ambiente della Fiat di Termini Imerese, ci siamo, dove un giovane che era stato assunto, ma brava, si impegnava con tutto il cuore nel lavoro che faceva, e i suoi colleghi masticava la mano. Ogni giorno fai il lavoro di 5 persone, per fare quello che fai tu noi ci impieghiamo 5 persone, chi te lo fa fare? Devi fare come alla mafiosa, devi fare come facciamo. Quelli stessi che ragionavano così piangono lacrime di sangue, perché la Fiat di Termini Imerese, cioè io, perché le aziende spesso chiudono o perché qualcuno si frega i soldi o perché i datori di lavoro i soldi che guadagnano li spendono con un vizio, gioco, alcol, donne, a volte anche droga, viaggi, cose del genere. Non si investe, per cui abbiamo la tristezza, specialmente in Sicilia. Ne parlo ora perché, diciamo, è passato molto tempo, nessuno conosce il responsabile. Ve la ricordate la Dagnino? Lavoravano o non lavoravano? Ce n'erano produzione, ce n'era. Ve lo ricordate il cantiere navale di Palermo? Mi ricordo che a volte mi trovavo verso mezzogiorno da quelle parti e uscivano centinaia di operai. Poi
soliti siciliani che hanno riscuotere lo stipendio, ma non amano lavorare, non amano impegnarsi, non considerano l'azienda dove mangiano pane la propria azienda, pensano di essere fuori, che poi sono stupidi, non per la guerra, pensano di essere fuori. Le armi, e noi mandiamo armi al tuo avversario, armi e armi! Mi viene da piangere e da pregare che non immaginate quanto. Che Dio non voglia, prima o poi succederà, che a proposito delle armi che noi stiamo mandando, il Papa si è lamentato ieri di questo discorso. La gente non può pagare le bollette. La gente c'è l'aumento del gas, della luce e di tante altre cose, e voi avete impegnato il Parlamento a spendere il 2% di tutto quello che delle entrate per armi e mandare armi per uccidere. E mentre dicono pace, fanno azioni in cui gridano invece nei fatti guerra. Dicono lavoro, però quando tu concedi loro il lavoro, anch'io ho da lamentarmi che tanti sono abbastanza che lavorano tra virgolette tra la parrocchia San Giovanni e Santa Croce, però non è che sono pagati dagli enti pubblici, non sono stipendi da fare. Lavorano poco, fanno l'indispensabile, se c'è da fare una cosa si c'è lì e magari siamo lì anche. Che dovrei fare? Fare le tue orecchie e dire non ho bisogno di te. La mentalità è i soldi li voglio ma il lavoro non lo faccio o lo faccio male. Ora nel campo della santità è lo stesso. Io non voglio essere santo, basta. Il mio. A preghiera la mattina e la sera, a messa c'è da luminica. Quando c'è, perché a volte neanche questo c'è. Meno del doveroso, ma la santità non è il semplice compimento del proprio dovere, la santità è un amore eccedente, cioè al di là della norma, un amore eroico, non per niente quando fanno i santi, quando proclamano i santi, c'è una fase antecedente alla proclamazione in cui c'è, diciamo così, la ratifica delle virtù eroiche. Quando la pratica di un uomo, di una donna, quello che sia, viene per noi, Pino Puglisi, per Agrigento, il Rosario Livatino, quando si conclude la pratica passa a Roma, e la persona interessata è servo di Dio o serva di Dio. A Roma verificano i documenti e fanno un decreto in cui risulta che l'uomo o la donna hanno esercitato le virtù eroiche, dopodiché diventano venerabili. Poi ci sono due miracoli per diventare beati, uno per diventare santo, si arriva, ma qui non si tratta di santità, qui si tratta di virtù eroiche, cioè bisogna esercitare il Vangelo al massimo, con tutte le forze e in tutti i particolari. Tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana
e hanno la perfezione della carità. Questo discorso lo dice il documento del Concilio Vaticano II intitolato Lumen Gentium. Questo documento, al quinto capitolo, ha come titolo questo: universale chiamata alla santità nella Chiesa, universale di Dio a tutti. Ora immaginate se tutti i cristiani tendessero al massimo alla santità, ci sarebbero guerre, ci sarebbero divisioni familiari, assolutamente, ci sarebbero furti, no, ci sarebbero omicidi, no, e così anche tutto il resto, perché la vita cristiana deve essere perfetta. Quindi ognuno di noi ora ci facciamo un bel esame di coscienza e ci dobbiamo chiedere: io mi impegno con tutto il mio cuore a fare il massimo per vivere da cristiano e per osservare al massimo il Vangelo,